Buonasera ragazzi, bentornati sul canale. Allora, oggi è un video un po' differente dal solito. Perché un video differente dal solito? Perché praticamente stiamo andando io, mia moglie quanto è bella, e la fascia in mezzo di mia cugina sta là dietro. Ciao Giulia, come stai? Ciao Flori, Quanto è pure. bello il mio scooter? Bene. Quanto è bello il mio scooter? Ciao ragazzi, quanto è bello. Allora, stiamo andando da una parte, ragazzuoli, perché tutto va bene, speriamo. Dovrebbe arrivare un nuovo membro in famiglia. E no, non è incinta, ragazzi. Non No. pensate che già si mette a pensare incinta, No, però ragazza, è può. piccolo e crescerà, ma è bellissimo. Bellissima, Bellissima, perché? bellissima. Bellissima. Stiamo andando a prendere. Stiamo andando a prendere un qualcosina. Un qualcosina. Intanto sto salendo in macchina della mia morosa, la mia macchina. Allora, non vi voglio spoilerare niente, però intanto noi andiamo avanti piano piano. Stai zitta, non disturbare. E stiamo andando da una parte a prendere un qualcosina di veramente molto bello. Che poi quando siamo lì vi facciamo vedere. Già sappiamo che nome dargli, già sappiamo tutto quanto. Però non vi voglio spoilerare nient'altro. Adesso qua nei commenti. Ciao Giulia. Secondo me vi voglio invitare, anzi, a lasciare. Vi invito a lasciare qua sotto nei commenti subitissimo, ragazzi, un messaggio su che cosa secondo voi stiamo andando a prendere. Non lo so. Quindi, tanto Stiamo andando a sicuramente. prendere Giulia. Che ne so, una scimmia. Una Allora, scimmietta. chiamo un bambino. Una scimmietta quella col culo Possiamo pure peloso. adottare un bambino, Adottare un amore. bambino. Una scimmietta. Gli mettiamo il Un pannolino. bambino. Poi partiamo dal presupposto. Dopo, quando prendiamo questa cosa, poi vi devo spiegare un'altra cosetta. Che noi siamo, diciamo, dalla parte Un po'. di andare prima da che non voglio spoilerare. E poi, in casi estremi, se uno va lì però, mo ve faccio sapere perché tanto se non puoi capire. Cresce. Esatto, perché è meglio sempre prima andare a vedere quell'altra di parte. Non vi posso dire niente, ragazzi, se poi spoglio tutto quanto, quindi sono, rimango incurato. Comunque stiamo andando, sto uscendo dalla mia mega villa, non è vero, è una casa normalissima, è una casa come si chiama, ma che villa, tutto quanto. I soldi YouTube. YouTube. E quindi ragazzi, ci vediamo mano a mano durante il viaggio, che ovviamente Giulia si è offerta di fare qualche ripresa durante io sto con la macchina e andiamo. Ovviamente, mi Ovviamente mette nel pensiero. da sola, raga, ha detto Simone, ti faccio io i video, non ti preoccupare. Niente, in realtà la bambina è lei, non mi preoccupare. Io sto facendo anche la live, ho detto, dobbiamo subire il top aiuto, come quello che È pare. stata colpa mia, ho stoppato la live perché Dobbiamo è colpa mia. andare via, che io devo ancora registrare, io sto video sta a vedere, non so se dopo che mi sono operato, non lo so, però io devo fare operazione, ho da registrare i video, e lei mi ha detto top aiuto che dobbiamo andare immediatamente. E se dobbiamo fare, ci dobbiamo fare più o meno 40 minuti di macchina, però in realtà sarà meno un'ora perché c'è il traffico di Roma che è qualcosa di Quindi, vergognoso. per amore, fai un bacio? Ma come chiamo Carigni? Perché con Come si dietro. sciopa? Non lo so proprio. Ok ragazzi, allora siamo arrivati davanti al negozio, come ben avete penso capito, stiamo prendendo un cucciolo, un nostro cucciolo ragazzi, insieme lo stiamo prendendo e lo vuoi dire tu che razza stiamo prendendo oppure lo facciamo vedere nel video direttamente? Facciamo vedere direttamente. Lo facciamo vedere direttamente nel video. Allora, io per quella cosa che vi stavo dicendo, noi siamo, diciamo, io sono una di quelle persone che preferisco prendere un cane, riesco a prenderlo sempre dentro ai canili, perché comunque è meglio prenderli da là che andarli a comprare. Però questo tipo di razza, questo tipo di cucciolo, ovviamente noi perché lo vogliamo piccolo, già da piccolino, abbiamo deciso di prenderlo entrare al negozio. Però se c'è la possibilità di prenderlo già piccolino così dentro il canile, l'avremmo preso sicuramente da quelle parti. Comunque entriamo dentro, vediamo un attimino quello che succederà, perché noi non abbiamo ancora visto il cucciolo No, e vediamo quindi insieme. siamo prontissimi, ci vediamo tra poco. Guarda, Oh, così che piange. No, da qui che piange. Sì, aspetta, te la passo. Ma piangeva, non lo sa. Che con la mia No, vabbè, mi sto sentendo. Posso dire? Oddio, grazie, ciao! Allora, partiamo dal presupposto che questo qui è il maschietto. Noi siamo venuti a prendere la femmina, questa qui è la femmina. Eccola qua. Però questo mi guardava da dentro e piangeva, non mi può fare così a me, proteggi di Pippo. Questo qua ragazzi è un bulldog francese, blu. blu. Ma se io ti metto giù metti a piangere, me lo porto via pure te io. Amore, non lo, allora non lo illudere. Oddio. Ma quanto sei bello? Guarda, ti vieni via con me? Ti vieni Però via con me? Simo, non mi dico così perché Vieni io già ce n'ho uno qua. di cane, non ne posso prendere un altro. Che sei? Ciao. Che sei, piccolo? Ciao. Oddio. Ciao, Madonna, non mi fa così pure Poi tu. vi voglio far vedere, guarda qua quanto sono belli presi. Ciao. Lui è la vita. Ciao. Questi sono la vita. Oddio santo, ma quanto siete belli. Oddio quanto sono morbidi. Non lo so, Oddio quanto sono morbidi. E poi ci sono loro, vero? Che ci siete anche voi. E poi me la proprio. Ciao, patatini. Adesso mi visperina, guarda. Guarda. Oh, morite cosa. Io mi riporterei a casa tutti quanti. Ciao dopo. Ciao dopo.
Ciao, dopo, ciao. Mi fa sentire male. Cosa è bella. Amo. Ciao. Ciao. Ciao, mamma. Ciao. Oh, amore. Ma le zampette di chi sono queste? È molto calma lei. Bellissima. Ciao, nana. Ah, guarda questi labbretti. Guarda questi labbretti. Vi dico una cosa, Valentina, scusa. Ma questa io lo faccio come regalo. Ma mi muore se io lo dico dopo. Sì, molto probabilmente. Mi muore, beh. Sì, lo faccio come regalo. Quanto sei bella. Ciao, piccolina. Ciao Gnappa. Quindi questo qua, ragazzi, vi dicevo, ciao. È un bulldog francese blu, che sono una delle razze più rare che ci stanno dei bulldog, però cioè vedete proprio, raga, grigiastro così comunque. Aspetta, quanto è calma. Cioè dentro lì stai a fare un Instagram, amico tuo, con fratello tuo, con fratellino. Un fratellino. Ma che pagnottella sei? Ciao. Si chiama Asia, con la Y. Con la Y. Tu quando dici gioca col 3. Oh, esatto. Ma io mi dipendo tutti che si chiami di. Asia. Oh, Mini. Asia. Ciao Mini. Ti portiamo via? Però prima di portarti via dobbiamo vendere la cuccetta e dobbiamo fare il collarino. Ma oh, quante cose stanno qua dentro belle, io non le posso comprare. Guardalo. Amo. 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 Ma dove una zampata da qua, ma dove rimane il caternaso? Davvero, sì. Un bacio. Ciao. Un'ora di traffico. No. No, c'è la veramente un quanto qualcosa incredibile. Ciao, Dubolino. Guarda quante orecchiette, madonna. Però non sono quelli là magri, Allora, facciamo così. Mi dovete dire la residenza. Il principale è proprio... Oddio, piccolo. Come botte non rimane solo. Giulia, vai a far... Amore di zia. Giulia, non mi dici così. Rimarrai senza sorellina. Quando io piango. Che sono? Sì. Che dice gli occhietti lucidi? No, tu ce l'ho messa a fare una pena assurda. Però non lo devi illudere. E batto troppo il cuore. Io piango. Madonna mia, quanto sei bella. Immunda, ma che sei te? E che sei? Mi qua sei bellissima. Asia. Asia. Io sono Acasia. 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 Buonasera. Ciao, grazie. Ciao. Allora, quindi, ragazzi, niente, ragazzi, lei è Asia, la nostra piccolina. Abbiamo, è vero, come l'ho detto, ragazzi, una razza molto particolare, una razza molto rara, perché è praticamente un bulldog francese blu, ha il pelo tendente al blu, vabbè, gli occhi veramente molto chiari, ha tre mesi e mezzo e può, adesso pesa sui 4 kg qualcosa. Arriverà a pesare un massimo dai 7 a 9 kg, non di più, quindi verrà un pochettino più grande, più ciotta, ma è veramente bellissima. Vi dico, c'era anche il maschietto che avete visto sicuramente, che era qualcosa di sensazionale. Lei è Asia, veramente bellissima. Però c'è un'altra cosa, mo, che tu non sai, che te devo dire a te. C'era una cosa meglio, tu che esce da qua. Giulia la sa qualcosina. Giulia, tu sei tremenda. Tu mi hai tu non sai questa cosa, no? Che cosa? Però io volevo dirla comunque davanti a tutti. Ok. Che in realtà... in realtà io sono... avevamo preso, diciamo, degli accordi, no? Ok. Ma in realtà non è un accordo, visto a volte si possono rompere gli accordi, no? Quale accordo? Scusa. L'accordo senti, delle 50 e 50. Ah, ok, certo. In realtà è un accordo che non c'è. Perché in realtà è un mio regalo. Ma che stai a dire? Sì. Ma che sei matto? No, vabbè. Oh, ma che sei matto! No, perché? Quindi va bene così? Sei contenta? Mamma, ma come va bene? No, non va bene così. Io ho fatto un regalino. E niente, allora ce la portiamo a casa. Mo gli andiamo a comprare poi un bel collarino con scritto Asia, ovviamente. Gli compreremo delle cosette perché... Guarda, in realtà i cani sono tipo se fossero figli, ragazzi. Assolutamente. Guarda, io sono uscita da qua, sembra che veramente ho partorito. Pilosa, ma l'ho partorito. E quindi, quanto sei bella, di mortacci, vedi, guarda che bel ciò. Madonna. Siamo quindi... mamma Vali
Il papà Joker, ragazzi. Papà Joker, papà Simone. Papà Simone. No, per loro, io sono di papà Joker per loro, certo. Il bambino. Il bambino è un cane. È un cane. Però comunque io tendo a precisare questa cosa. Gli animali vanno amati quanto i figli, raga, perché comunque è importantissimo. Poi io ovviamente sono affezionato, l'ho detto, se fosse stato per me tante altre cose l'avrei preso anche entrare un canile, quindi se avete la possibilità di prendere un cane, raga, prendete anche entrare un canile, perché sinceramente vengono tolti da in mezzo a un casino. Questi tipologie di cani che volavamo noi non ci sono nel canile, o se ti danno, ti danno già grandi che hanno 3-4 anni e non c'è questa razza qui non c'è, perché se c'era un cane piccolino nel canile di questa tipologia l'avremmo preso sicuramente, ci siamo già informati e purtroppo sì, non c'era. Però l'abbiamo preso qui in tal negozio, c'era un fratellino che mi sarei portato a casa veramente con tutto il cuore, però non c'è la possibilità perché ci ho fatto, la sono fa un culo così. E quindi niente, io ragazzi questo video è terminato, mo faremo dei pezzettini appena arriveremo a casa che lo porteremo giù e vediamo un attimino come reagisce Attia a questa bambolina, perché in realtà anche è una Lily, bambolina. Perché c'è anche la e poi mia seconda Lily, bambina che è Lily, che è il suo cane. Sì, la prima. Quindi adesso andiamo a casa, ci vediamo a casa. Allora raga, siamo arrivati a casa, adesso facciamo il primo incontro ufficiale della nostra piccola Attia con Attila. Allora vi dico che Attila è gelosissimo come cane, già con Whisker, che è la mia cugina, che tu gli fa. Pensa con sto bambolino, che poi una bambina, raga, in macchina non si vedeva, non si sentiva. Buonissimo. 0-0. Siamo pronti? Attila! Attila! Chi sei? Guarda chi c'è, Attila! Attila, guarda chi c'è! Piano che è piccola! Chi c'è, Attila? Chi è, Attila? Chi è? Chi è bella? Chi è Attila? Chi è Asia? Vieni qua. È Asia. Chi è Asia? È Asia. Quanto è bella? Chi è? Secondo po' fa uno stronzo. Ciao Attila. Ciao Attila. Io. È geloso. Arrivederci Attila. Sei andata verso un mondo migliore. Ciao Attila. Asia. Attila. Vieni. Attila. Sì. Ecco una bestia sopra feroce. A casa. Questa è la casa. Come dopo andiamo a fare? Mamma, mamma! Oddio, non è partita, madonna! Allora, vediamo che Asia vuole giocare, ma Attila c'ha paura. Sta prendendo già un po' di confidenza. Attila. Ragazzi, niente, il video lo facciamo terminare qua. Io ovviamente spero vi sia piaciuto. E Asia, ma quanto sei bella. Quanto sei bella, mortaggio. Signori, io vi invito a lasciare tanti pollici in su, mi raccomando, per questa nuova arrivata in famiglia, veramente molto bella. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo appuntamento. Vediamo un po', io ero tentato a prendermi anche il fratellino, raga, ve lo dico perché era veramente bellissimo, qualcosa di assurdo. Comunque ci vediamo al prossimo video, un bacione a tutti, da Joker, Valentina e Asia è tutto. Ciao signori. Saluta mamma, saluta. Saluta. Ciao ciao. Saluta.